lavoro che ho fatto per il progetto Made in Finlandia, il primo input è stato proprio il luogo, cioè questo piccolo spazio qui dietro l'edificio principale è subito stato catalizzatore di interesse per me. Le due installazioni precedenti avevano utilizzato molto bene questo spazio, quindi riutilizzando un po' quello che avevo trovato dentro e aggiungendo il mio intervento, ho ritrasformato per l'ennesima volta questo piccolo spazio che è molto suggestivo, ricreando una sorta di passaggio, infatti il titolo è Passaggio in Filanda, come se fosse appunto una porta della percezione, cioè come se questo piccolo spazio ti potesse teletrasportare da un'altra parte. Quindi ho dipinto una sorta di diorama, immischiando elementi reali come fogliame, tronchi, alberi, con una pittura murale, usando dei colori fluorescenti e quindi ricreando appunto questo spazio che buca e che annulla l'architettura interna, ricreando un'altra versione, diciamo, del paesaggio. Raccontarci un po' come emerge questa sua figura, questo ruolo, che non è così comune quello di parlare del ruolo dell'artista all'interno di una società, se tutto questo è una cosa di ascendenza. Voce per voce, cioè non staremo come stanno i cori di solito, va bene? Quindi, scelto l'ambiente dove si farà questa cosa domenica, presumibilmente qua sopra, ci disporremo in i bassi a un angolo, i tenori a un altro angolo e così via. Ti torna?